Tu, Andrea, questo film ha segnato la tua carriera, anzi gli ha dato via in un certo senso, perché avevi già fatto teatro e anche un po' di cinema, però questa è stata veramente la svolta della tua carriera. Sì, sì. Come sei arrivato a Ferreri? Dunque, vi prego di scusare il mio italiano, lo parlo, ma a volte le parole mi mancano, non le dico bene, dunque meglio che ve lo dico subito. Dunque, io ero un'attrice francese che faceva teatro all'epoca e Ferreri aveva un secondo aiuto francese che cercava un'attrice cicciotta, cicciottella, così che si dice. E c'era una signora che lui conosceva che ha detto: sì, ne ho visto una in un teatrino. Io facevo teatro con un successo incredibile, era delle sketch molto comici. E dunque ha trovato il mio numero, mi ha chiamato, sono andata all'appuntamento, mi ha detto: Marco Ferreri, ma chi lo conosce? E ho avuto la fortuna di leggere su un giornale che tutte le mattine Rue Monsieur le Prince donavano i film di Marco. Dunque io mi alzavo molto presto, alle 10 ho visto tutti i film che avevo fatto all'epoca e ho iniziato a capire chi era questo regista, le opere che faceva. Dunque mi ha raccontato più o meno la storia, ho detto: questa è una parte per me, lo voglio, Toniace, Marcello, Noiref, Piccoli, devo fare questo film. Dunque ho iniziato a mangiare lì subito, perché mi aveva detto che dovevo ingrassare di molti chili. E poi qualche tempo dopo ho avuto un appuntamento e sono arrivata in una sala, molti uomini e uno che parlava. Sono detto: no, questo non è il regista. E lui mi guardava con questi occhi blu che facevano paura. E ok, ho avuto questo appuntamento e mi hanno chiesto di fare delle foto. Dunque, una giornata intera a fare delle foto con il fotografo di Cena. Poi, un mese dopo, un altro appuntamento, e lì sono arrivata nella stessa sala in produzione e davanti a me c'era solo Ferreri. E io ho detto: buongiorno. Tutti i muri erano pieni delle mie foto e lui mi ha detto: vi prendo per fare il mio film. Ma invece ero felicissima, ma avevo talmente paura di lui che non ho detto grazie, no, ma ho detto: no, bene, grazie, grazie. E ero felice, sono uscito sui Champs-Élysées, volavo. E lì ha cominciato il momento più difficile per 2 mesi di mangiare, perché non potevano, lo capite bene, fare i miei vestiti, perché facevo 66-67 kg e sono saliti fino a 85. Dunque hanno scelto i tessuti e tutto, però mangiavo. Ecco, è così che ho fatto la grande buffata. Ho letto la sceneggiatura, ok, non avevo mai fatto queste scene lì in vita mia, e poi ho detto di sì e ero molto felice. E il film è andato molto bene, no? Voglio dire, per me ho avuto molto paura i primi giorni, ovviamente, perché questi 4 mostri che erano lì il primo giorno che facevo io, perché per vedere questa giovane attrice che nessuno conosceva, e poi poco a poco sono entrata nel film, ho capito qual era il mio personaggio, l'abbiamo detto ieri, questa donna che è la femmina, la madre, l'accompagnatrice fino alla morte, l'angelo della morte, la matrice, tutte, la donna, la femmina. La D maiuscola, la donna. Sì, la donna. Dunque... E ripreso durante a lungo? Ripreso 3 mesi. Ah, 3 mesi. Gennaio, febbraio, marzo. E allora, per dirvi qualche particolare, io dovevo fare teatro con Robert Hossein, e dunque ho chiamato Robert dicendo: non posso più fare Romeo e Giulietta, la nutrice. La nutrice. Sì, perché faccio un film con Marco Ferreri. Ma sei pazzo!
non sai quello che ha fatto Annie Girardot, molto barba, e quello che ha fatto Marina Platini, ma sei pazzo, è un mostro, non devi andare. Ho detto sì, ci vado. E dunque sono arrivata dopo, le prove erano già iniziate, e lì che ho saputo che il film andava a Cannes. Dunque ovviamente ho chiesto di andare a Cannes, me l'hanno lasciato andare a Cannes,